il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Casteggio risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Lo sappiamo, se ne è discusso molto. A seguito di una variante al PGT, il campetto Venco è diventata area a destinazione commerciale. Ma se davvero in quell'area dovesse sorgere un centro commerciale, un supermercato, lei sarebbe favorevole o contrario? Ma non sono sicuro di avere la conoscenza adeguata per una risposta precisa. Diciamo che mi sono fatto l'idea che l'area è un'area a cui sono affezionati, penso, tutti i cittadini o comunque la maggior parte. È un qualcosa che tocca a tutti. Io sono d'accordo su un piano regolatore che migliori l'urbanistica, che metta a disposizione dei cittadini un servizio migliore, dei servizi migliori. E io sono d'accordo, però a condizione che dall'altra parte arrivi qualcosa di adeguato, come sulla carta è scritto, come viene detto a parole. Purtroppo però mi pare di aver capito che prima avverrà il cambiamento dell'area Venchi e poi si vedrà se arriverà qualcosa di adeguato in controparte, ecco. Mi piacerebbe che magari accadesse un po' l'incontrario. Prima vorremmo vedere se quello che viene promesso sarà effettivamente mantenuto e poi vedremo. Anche perché questa è una situazione che meriterebbe comunque una battaglia da parte dei cittadini, perché quando si va a toccare un'area a cui tutti sono affezionati è giusto che, secondo me, che i cittadini partecipano attivamente. Pensa che costruire un nuovo centro commerciale, un nuovo supermercato in quel di Casteggio significhi dare ai cittadini migliori servizi? Non sono già sufficienti quelli già presenti? Ma non saprei. Secondo me, per quello che è la mia necessità, no, non ne avrei bisogno. Io posso dire che abito proprio in quella zona e magari un supermercato, che c'è già comunque, potrebbe effettivamente migliorare un servizio. Dubito che comunque venga fatto con questa prospettiva, ecco. Questo è un mio dubbio. Grazie. Prego. Grazie mille. Sono indifferente perché io vado al Gulliver e quindi là non ci andrò mai. Perché pensa che i cittadini casteggiani si siano sentiti così infastiditi da questa scelta? È troppo vicino agli altri supermercati, ce ne sono troppi adesso. Quindi pensa per questo motivo, perché ci sono troppi supermercati. Troppi, dai. Quali pensa che possano essere le conseguenze di questa presenza così numerosa? Non lo so, a me non mi interessa perché là non ci andrò mai. Ma guardi, per noi non è che cambia tanto, perché al supermercato qui ce ne sono in paese. Tanti, però se ne vogliono fare un altro, forse per la popolazione che abita verso quella posizione andrà bene. Secondo lei perché i casteggiani si sono sentiti così tanto infastiditi da questa proposta, da questa ipotesi? Ma forse perché i negozi chiudono, nel paese sembra un po' morto, perché un paese quando non ha negozi, lo sa benissimo anche lei, come si presenta. Diciamo che quindi io penso, ecco, che sia dovuto a quello, perché poi anche con i supermercati ci si trova bene, non è da dire che... Però possono rappresentare la morte del commercio locale, diciamo. Sì. Forse un po' sì, un po' sì.
Ecco, ma adesso vedi in tutte le parti fanno supermercati e... Posso chiedere, lei stava uscendo da Gulliver in questo momento, lei stava uscendo dal supermercato, per quale motivo ha scelto il supermercato e non il mercato, visto che oggi è mercoledì e c'è il mercato in corso? No, ho scelto perché io sono andata a prendere la carne dal macellaio e in piazza non c'è carne. Ma tende ad acquistare anche dalle bancarelle? Sì, anche quando c'è roba che è mio agio che mi va, prendo anche dalle bancarelle, mi trovo bene, ecco, anche alle bancarelle.